eccolo qua, Piazza San Giovanni in Laterano oggi. Eravamo quattro amici al bar, ma no, dai, questo è quello che vi racconteranno i TG nazionali. Piazza è gremita, la capacità della piazza è di 150.000 presenze e quindi niente, stasera racconteranno un'altra manifestazione. Diranno che eravamo un gruppo di terrapiattisti, di complottisti, diranno tutto quello che vogliono. Noi diciamo che siamo una moltitudine di persone, siamo quella parte dell'Italia che ha deciso di non arrendersi, quella parte dell'Italia che ha deciso di dire no al Green Pass, no alla dittatura, sì alla libertà. Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, qualcuno stasera racconterà di una piazza spopolata con qualche negazionista e pochi terrapiattisti. Beh, noi viviamo dentro un paese dove il circuito mediatico ha completamente perso il senso del limite. Sono meri strumenti in mano al potere che non hanno nessuna intenzione, nessuna voglia e forse hanno perso anche l'abitudine a raccontare i fatti. Ecco, sono soltanto degli incubatori di paure, ma noi non abbiamo paura di loro, conosciamo la loro malizia e questa risposta di popolo dimostra che saremo noi a salvare la democrazia in questo paese, oggi deturpata da un'oligarchia finanziaria che ha mostrato il suo volto più feroce. Guarda, io tendo a non curarmi francamente di quello che la stampa mainstream, anche perché il tono del dibattito è in maniera artata veicolata da queste persone, quindi noi dobbiamo uscire completamente dai loro paradigmi e sostanzialmente andare per la nostra strada. Quello che dicevo e che ribadisco ora è il contrario, questa è una piazza animata da uno straordinario sentimento di consapevolezza individuale di persone che stanno facendo un percorso di crescita. Tutto la piazza spontanea. Spontanea ma non spontaneistica, quello volevo dire, il percorso individuale non irregimentato dall'alto ovviamente, e questa consapevolezza individuale è messa al servizio di questo movimento che sta nascendo, che sta crescendo e che credo non si arresterà, anzi crescerà giorno dopo giorno. Illudendosi di essere liberi, possono stare seduti comodamente a casa davanti alla TV ad ubriacarsi di menzogne. Resistete, costi quel che costi. Se sceglierete ora, se piegherete la testa ora, non la piacerete più per i prossimi anni. Che cazzo non abbiate paura, diceva un papa, Papa Wojtyla, non abbiate paura, insegnanti, non abbiate paura, se non vi permetteranno di entrare in classe denunciate, medici, non abbiate paura, unitevi e venite allo scoperto, lavoratori costretti a vaccinarvi, non abbiate paura, resistete, chiedete aiuto ad avvocati e se perderete il lavoro, tutta la comunità dovrà essere pronta a sostenervi, ad aiutarvi in segno di solidarietà. Non dobbiamo lasciarvi soli, chiedete aiuto. Cari studenti, non abbiate paura. Se vi impediscono di entrare, bisogna ora costruire, vivere già in quella nuova umanità che sta arrivando. In un lungo viaggio che ho fatto in tutta Italia per parlare di voi. Grazie a Tiziana Arterio e naturalmente anche a Moreno Pasquinelli. Ma siete veramente tantissimi, siete aumentati di numero! Fatemi sentire! Sentite quanta energia c'è questo pomeriggio! Tra di voi ci sono anche esponenti delle forze dell'ordine, dei pompieri! E tra l'altro
benissimo. Io sono qui oggi come libera cittadina per esercitare i miei diritti previsti dalla Costituzione e non rappresento alcun partito. Io sono qui oggi e ho deciso di partecipare a questa manifestazione perché il momento storico che stiamo vivendo è di una gravità senza precedenti. E a chi mi dice che manifestare è inutile, io rispondo che manifestare è un po' come denunciare un delitto. A volte puoi scegliere se farlo oppure no, ma se lo fai hai qualche possibilità di uscire dalle ingiustizie. Se non lo fai, hai già perso, perché ti sei già arreso. E ancora, a chi mi dice che manifestare è inutile, io ricordo che il primo atto che ha compiuto Gandhi per liberare il proprio paese è stato quello di manifestare, perché Gandhi sapeva che il primo atto di disobbedienza civile è quello di manifestare, e Gandhi stesso ci dice che cosa significa atto di disobbedienza civile. La disobbedienza civile è un dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico o corrotto, e il cittadino che scende a patti con un simile Stato diventa complice di quella corruzione e di quel dispotismo. Grazie. Ieri ho chiamato una mia amica e le ho detto che oggi sarei stata qui. Lei è impazzita, si è allarmata tantissimo. Mi ha detto: ma tu sei pazza, tu hai un buon lavoro, una carriera assicurata, da domani non ce l'avrai più forse, rischi di perdere tutto, perché cosa? Tanto il male ha già vinto, che cosa devi fare? E io le ho detto: no, il male non ha vinto, perché il male nella storia non ha mai vinto. E allora lei ha obiettato: no, non è vero, il male ha già vinto, perché Gesù, tutte le vittime di genocidi, Falcone e Borsellino hanno fatto la fine che hanno fatto, una bruttissima fine. E io le ho risposto, o meglio, avrei voluto risponderle e parlarle della morte, ma poi ho pensato che avrei dovuto darle delle prove piuttosto aleatorie. E allora, visto che sono una donna concreta e pratica, le ho risposto semplicemente no. Il male non ha vinto, perché se il male avesse vinto noi oggi non saremmo qui, perché ci saremmo già estinti. E allora io oggi sono qui per dirvi, anzi per ricordarci, che esistono i divergenti, coloro cioè che la pensano in modo diverso dal pensiero dominante, e nonostante questo hanno lo stesso diritto di tutti gli altri di esprimere il loro pensiero. Io sono qui oggi. Libertà, avete ragione, è vero. La Costituzione tutela tutte le minoranze, e ricordiamoci sempre che erano in minoranza anche i primi cristiani, i primi partigiani e tutti coloro che si sono opposti ai regimi dittatoriali. Erano in minoranza, sì, però hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto, non ciò che è più conveniente. E anch'io avrei potuto fare ciò che è più conveniente, e quindi fare come la maggior parte delle persone, farmi rilasciare con estrema facilità questa tessera di discriminazione, questo marchio di discriminazione. E invece ho scelto di andare contro i miei interessi, contro solo in apparenza, perché in realtà quello che oggi è un male per pochi, domani sarà un male per tutti, perché tutti noi, che ci piaccia o no, un certificato che non ha basi costituzionali, un certificato che non ha alcuna base scientifica, e questo ce lo dicono dati reali, dati che arrivano dai media di Israele, dell'Islanda, dell'Australia, dati che ci dicono che i vaccinati si ammalano, contagiano e a volte si ammalano anche gravemente, come tutti gli altri.
E questa cosa dovrebbe essere chiara anche in Italia, visto che il primo caso eclatante lo abbiamo avuto a luglio di quest'anno, quando dei 360 membri dell'equipaggio Amerigo Vespucci, la nave militare, tutti vaccinati, alcuni di loro si sono contagiati e ammalati. E allora io oggi sono qui per dire che sì, è vero, esiste un virus pericolosissimo e potentissimo che si chiama paura. È la paura che genera odio, divisioni sociali, stupide etichette. È la paura. E allora noi tutti insieme dobbiamo superare questa paura, perché è sempre la paura che disintegra la libertà. E che senso ha una vita senza libertà e dunque senza dignità? E allora io oggi sono qui anche per ricordarci una cosa fondamentale, che noi dobbiamo tornare a informarci sul serio, perché il presupposto indispensabile per l'esercizio di qualsiasi diritto e libertà è l'informazione libera, quell'informazione che se esistesse nel nostro paese, nei media mainstream, oggi qua le televisioni dovrebbero riprendere in diretta questa manifestazione. E invece no, non ci sono. Sapete perché non ci sono le televisioni? Perché non ci sono i media mainstream? Perché sono troppo impegnate. Sono troppo impegnate a trasmettere gli spot governativi. Perché non dobbiamo mai dimenticarci che il governo ha stanziato moltissimi soldi per tutte quelle radio e per tutte quelle televisioni disposte a trasmettere gli spot creati dal governo, addirittura agli orari indicati dal governo. E allora, soltanto in un modo alla rovescia, questa propaganda può essere chiamata informazione. E allora io oggi sono qui per ricordare a tutte le forze dell'ordine che noi abbiamo giurato sulla Costituzione. È fonte di diritto preminente e cioè sovraordinata rispetto a tutte le altre leggi dello Stato. E allora come si fa a limitare il diritto al lavoro, il diritto alla libertà, il diritto alla circolazione, il diritto alla vita sociale di un cittadino? Come si fa? Non è possibile, perché bisognerebbe cambiare la Costituzione. E a chi ci dice che noi forze dell'ordine siamo chiamate a far rispettare le leggi, io dico che è assolutamente vero. Peccato che il Green Pass italiano sia assolutamente illegittimo, perché viola l'articolo 36 del decreto 953 dell'Unione Europea, istitutivo del Green Pass. E quindi è il Green Pass italiano che è illegittimo, perché le norme europee, i regolamenti europei sono fonti di diritto sovraordinato rispetto alle fonti del diritto italiano. E allora uniamoci tutti insieme per chiedere adesso la revoca di questa tessera verde. E forse il motivo principale per cui io sono qui è per chiedere a tutti voi di unirci, perché soltanto se noi ci uniamo, soltanto se noi uniamo le nostre energie, possiamo illuminare una via per un mondo migliore. E anche coloro che sono rimasti indietro potranno scorgere quella luce e raggiungere. Quando loro saranno impegnati ad aprire la porta dell'inferno, mi riferisco alla nota nostra che si chiama le scuderie del cuore in ale, cosa accadrà se molti milioni di italiani dovessero decidere di rimanere a casa e di dire no alla tessera verde? Che cosa farete? Che cosa farà l'Italia? E io vi ringrazio davvero, perché sono molto emozionata, vi ringrazio per avermi ascoltato e voglio lasciarvi con una domanda. Che cosa temono gli onesti? Niente, niente, ricordiamocelo sempre. Grazie. E
intanto noi proviamo a sentire le voci di dentro, proviamo a sentire la voce anche di chi ha fatto qualche chilometro. Vengo da Napoli, rappresento un'associazione nazionale di un giornale. Tra poco inizieremo un'attività televisiva di appoggio a questa battaglia, che è una battaglia storica per la risurrezione del nostro paese, che deve risorgere dalle macerie nella quale è stata praticamente rovinata dai nostri attuali governanti, degli indegni governanti che hanno usurpato il potere stuprando la nostra Costituzione, che deve necessariamente essere tutelata e difesa, e a difesa dei valori costituzionali noi daremo tutto noi stessi e ci batteremo affinché questo governo sia rispedito là da dove è venuto.